la quale, come recita il titolo, del resto si porrà l'accento soprattutto sui poteri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. E quindi qui abbiamo appunto due autorevoli esponenti di questa autorità, quindi io darei, come prevede la locandina, la parola prima al dottor Giovanni Calabrò, che è direttore generale per la tutela del consumatore, dell'autorità garante della concorrenza del mercato, il quale parlerà sul nuovo articolo, l'articolo 37 bis del codice del consumo. Prego. Grazie, ringrazio gli organizzatori, il Papanti e anche ovviamente Consumer Forum nella persona del Presidente Picciolini per aver organizzato questo evento che cade, a mia opinione, in un momento importante perché, come sapete, l'autorità antitrust, che ha due anime, la prima ovviamente quella di tutela della concorrenza e la seconda anima non minore, quella di tutela del consumatore, proprio di recente ha fatto una nuova riorganizzazione nella quale la competenza sulle clausole vessatorie che oggi andiamo a trattare, io introdurrò l'argomento e Paolo Cassinis, che attualmente è direttore del contenzioso del nostro servizio giuridico, ma che per vari anni è stato tutore del consumatore, un po' diciamo ha seguito prima con il legislatore l'iter delle competenze, successivamente da direttore della sezione della professione, dice appunto è un momento particolare in cui noi abbiamo fatto una scelta un po' azzardata, che vi illustrerò brevemente, che è quella di occuparci della professione non più con una direzione ad hoc, ma nell'ambito dell'attività che svolgono le direzioni tutela del consumatore, che si occupano ovviamente anche di pratiche commerciali scorrette. Ma per arrivare a questo un po' risultato, consentitemi velocemente un breve discorso. Ora è a tutti noto che l'autorità antitrust già dal 92 ebbe, e non fu una cosa scontata perché vi erano altre ipotesi, ma alla fine si è data luce all'autorità dandole la competenza sulla pubblicità. Era una competenza con poteri molto limitati, sostanzialmente l'accertamento poi si concludeva al massimo con una declaratoria di ingannevolezza e la famosa pubblicazione, no, della rettifica della pubblicità. Ci ricordiamo tutti anche il dibattito giurisprudenziale sulla proporzionalità dell'intervento, perché talvolta diciamo da una parte, talvolta arrivava un po' tardi questo intervento per esigenze amministrative e anche delle segnalazioni. C'era loro un potere di agire d'ufficio, quindi si agiva solo su segnalazione. E comunque, insomma, era chiaro che era un inizio. Con la pubblicità comparativa illecita nel momento delle realizzazioni, penso alle TLC, le imprese sono sbizzarrite. Io allora avevamo messo insieme nel 2000 la parte concorrenza, la parte diciamo pubblicità, io dirigevo direzione di comunicazioni, giovane direttore, e lavoravo quasi più sulla pubblicità che infostrare da altri, no? che sui casi di concorrenza, anche se era un momento molto bello. E, però occorrevano strumenti. Il 2005 arrivano le sanzioni, perché si dispaccia il parabello, altrimenti è uscito ovviamente a lenta. Ok, perfetto. Ok, questo ci facilita. È chiaro che solo con una competenza estesa, non tanto e non solo la pubblicità, quanto il cimento di via comunitaria, stato la professore Belli in un quadro molto più articolato e complesso, insomma, come in fondo la spinta anche sul versante amministrativo è una spinta comunitaria, tanto noi ovviamente ci occupiamo di questo, in quanto sono delle vie comunitarie che sono state recepite nel nostro ordinamento,
e sicuramente la 29-25 è quella di maggior rilievo, recepita nel 2007, e qui abbiamo dei problemi in materia di pari commerciale scorrente veramente molto ampi, anche per la compravendita illecita, ma insomma, in tutti gli ambiti potevi disporre misure, provvedimenti cautelari, poteri ispettivi. Qui con l'occasione ringrazio la Guardia di Finanza, abbiamo i vertici del nucleo antitrust dei gruppi speciali della Guardia di Finanza che ci assistono nelle operazioni ispettive, che sono fondamentali perché con loro expertise noi riusciamo, diciamo, a operare anche in contesti molto, molto difficili, che non sono solo quello di entrare nelle imprese, ma quello ovviamente di accedere nei locali giusti, sui mezzi giusti, spedire al meglio la nostra attività ispettiva. In più i famosi impegni, sugli impegni c'è stato talmente tanto dibattito in concorrenza, ma anche ovviamente per le pratiche commerciali scorrente, che io adesso qui non lo posso trattare perché isolerebbe dal tema delle clausole vessatorie. Poteri poi di moral suasion, quindi anche di soluzione informale, chiaramente questo un po' va a scapito, no, della trasparenza di un'autorità amministrativa indipendente, e poi ovviamente rafforzati i poteri sulle accessorie, dichiarazioni identificative, le pubblicazioni di cessione per estratto, ma soprattutto ha cresciuto il potere sanzionatorio. Nel 2012, è l'anno che ci interessa, accogliendo stimoli anche dell'antitrust, il legislatore da una parte, diciamo, ha esteso la tutela più soltanto, diciamo, nei confronti, per fare il processo corrente, nei confronti, diciamo, del consumatore, quindi ognuno di noi individualmente, ma anche per le microimprese, come sapete in Italia hanno un rilievo particolare, ha elevato il potere sanzionatorio fino all'importo di 5 milioni di euro. Chiaramente questo importo, che può sembrare un importo, diciamo, relativamente elevato, non lo è quando, come in casi recenti, penso ai servizi premium, no, nel settore del PLC, che vanno al proprio posto, ma una stazione di 1-2 milioni, che deterrenza può avere nei confronti di un grande operatore. Certo, lì c'è anche un accertamento importante, quindi forse la diffida, diciamo, data vale quanto più la sanzione. Ma soprattutto ha creato appunto la tutela amministrativa, che io sono brevemente, che Cassini sta per fuori prenderà, per le clausole del settore. E diciamo, dando anche un chiarimento che poi forse troviamo trattato meglio nel decreto 21 del 21 febbraio dell'anno scorso, il recepimento della direttiva 2011 sulla consumer right, 83-2011, che ha attribuito all'autorità una competenza a tutto campo, a tutto tondo, per i diritti dei consumatori, delle vendite a distanza e non solo, con la consumer. In questo, diciamo, provvedimento normativo c'è anche una previsione poco richiamata che serve a risolvere la famosa querela, il famoso dibattito sulla competenza dell'autorità a intervenire per fare commerciali scorrette nei settori regolati, regolamentati. La norma è tranchant, poi ovviamente l'applicazione è rimessa anche a una serie di tavoli di lavoro, di protocolli intesi con i regolatori, ma sostanzialmente l'autorità è l'unica autorità competente. Ovviamente vi è un caveat, che è dato dal fatto che nel valutare, nel pre-commerciale scorrente, bisogna valutare se vi è stata un'attivazione o meno anche, diciamo, della regolazione. Se è una mera violazione della regolazione, è il regolatore che se ne occupa. Se c'è un quid pluris, c'è la pratica commerciale scorrente. E il fermo restando ovviamente la regolazione, l'attività di regolazione, il regolatore è chiamato a dare un parere. Proprio nel caso di servizi premium, che è stato quello che mi pare originario in gran parte il contenzioso tra noi e l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, che era un'attenzione precedente, ancora adesso abbiamo proprio di ieri, no, il nuovo regolamento della GCOM, che in fondo riprende in parte il dispositivo della nostra decisione di servizi premium e la estende a tutti, diciamo, gli operatori. Ma questo è bene, perché alla fine è chiaro che anche il provvedimento che va a essere giudicato, se il giudice ovviamente il regolatore non lo modifica, e chiaramente vale nei confronti di quella parte. È importante che ci sia un intervento complementare del regolatore che estenda, no, magari quelle regole a tutti gli operatori. Noi abbiamo un telefonino e chiudo i telefonini, abbiamo anche un computer, siamo lieti se
magari volontariamente abbiamo un servizio e la regolazione fa in modo che a fronte di questo, la regolazione già prima, la regolazione dopo, faccia fa in modo che non vi sia un addebito, che poi se no scattano tutte le rivali, anche civilistiche, interessantissime sulla prevenzione dell'indebito, che però 16 euro giustifica l'intervento in seguito, anche per i costi e per la giustizia. Ma lì ci sono i consumatori, i crediti per i debiti, un accordo eccetera. La nuova competenza la lascio tutta a Paolo Cassinis, insieme è una nuova competenza importante sul divieto di discriminazione, che merita una trattazione un po' più diffusa della breve presentazione. C'è un aspetto secondo me molto importante, che è questo: noi abbiamo avuto questa competenza sulle clausole vessatorie superando enormi riserve non solo delle imprese ma anche di altri soggetti che forse non sono più presenti, non li chiamerò per tutti, il sistema camerale, il commercio eccetera, perché alla fine c'era già un sistema che in qualche modo garantiva uno screening, una valutazione, e si diceva c'è il giudice civile, c'è già il sistema camerale, ora andiamo ad appesantire introducendo un ulteriore controllo, lo farà l'antitrust, lo farà Intentirati, lo farà in modo esteso, devo dire che purtroppo l'ha fatto e Cassini ce lo ricorderà, quindi noi riteniamo che nonostante le resistenze l'esperienza va bene in forza, abbiamo un periodo di osservazione molto breve, diciamo poco più di un biennio, è stato sicuramente un successo e quindi in qualche modo uno strumento ulteriore attivabile dal singolo consumatore, dall'associazione di consumatori, che per come è congegnata la normativa però prevede ovviamente anche una partecipazione attiva, una consultazione del mondo camerale, quindi una possibilità ovviamente di intervenire come mai l'antitrust. Certamente no, che la vessatorietà vada a sbagliare, se mi sono preso niente di possibile, sempre rimedio ovviamente del contenzioso al giudice. Quindi l'accertamento è previsto sia diciamo come potere d'ufficio sia su segnalazione e in più preventivamente no, sul se un'impresa vuole e in alcuni casi limitati è stato fatto, è possibile questa forma di cooperazione di cui la dottrina mi pare sia già a lungo diffusa, quindi io sarò breve, sono presente qui la dottrina di interpello preventivo da parte dell'impresa interessata, quindi un'impresa che non vuole correre un rischio prima ancora no, di predisporre delle clausole, dei contratti, di formulare quello che sia, può interpellare preventivamente l'autorità e avere una risposta in tempi particolarmente brevi, che sono, se ricordo bene, allora, brevemente, prima di passare ai testimoni, qual è la caratteristica fondamentale diciamo, di questa normativa? È quella di essere una normativa che riguarda le imprese, che ovviamente il codice del consumo sono definite come professionisti, e i consumatori, anche il gruppo, anche il condominio dei consumatori, sono escluse le microimprese, quindi per le clausole vessatorie. L'ambito oggettivo, come ci è stato detto no, anche per la parte ovviamente di private enforcement, è ovviamente estremamente largo, quindi abbiamo tutte le clausole, non c'è il contratto, modo, modelli, modelli contrattuali, e anche noi nell'esercizio che abbiamo fatto in questi 3 anni, terminando una serie molto estesa di casi, abbiamo dovuto fare tutta una serie di bilanciamenti, lo cito per tutti perché è pubblico, poi ne parlerà Cassini, sono tutti i provvedimenti sul settore immobiliare, parlerà e vedrete che i nostri provvedimenti che sono pubblici proprio riportano no, questa valutazione. L'autorità, e questo è molto importante, non si è limitata, come forse in astratto si ha a che fare, no, a una valutazione diciamo della eventuale vessatorietà delle clausole, ma in fondo è andata oltre, ha voluto superare qualsiasi incertezza giuridica e quindi delle decisioni, in gran parte, secondo la totalità, abbiamo anche una valutazione, diciamo, cosa c'è dopo. Quindi le buone cause. In più l'intervento dell'autorità verrà ricordato un intervento che spesso è stato a tutto campo per evitare appunto
anche sul profilo, sul versante amministrativo, la decisione, no, del singolo caso, che magari rimette a posto la contrattualistica, almeno di quella di transazione del singolo operatore, e magari quello si prova ad operare svantaggiato sotto un profilo competitivo perché è l'unico che non ha clausole vessatorie. E allora si è tentato, si mette in concorderà, di operare contemporaneamente nei confronti di più operatori e maggiormente rappresentativi. Questo lo si è potuto fare ovviamente perché abbiamo potuto intervenire anche in ufficio. Ovviamente abbiamo tutti i limiti, diciamo, di valutazione di merito, che verranno ricordati, sono delle clausole, danni, diciamo, ovviamente dell'azione civilistica. Quindi io mi fermerei qui, no, per introdurre il tema, per lasciare Paolo Cassinis che dava il suo in mezz'ora, lui potrebbe parlare fino a tre ore, poi diciamo quanto presidente, mezz'ora, insomma, anche di più, vi darà una trattazione e vedrete, non vi deluderà. Grazie. Grazie Calabrò. Introduzione così significativa, adesso vedremo dai profili operativi, noi non poniamo limiti temporali al dottor Cassini, la sua relazione è ben granita, purché non si arrivi a questa sera. Io proseguo la presentazione che noi abbiamo pensato in questo incontro diciamo, andando poi a prendere un po' di esame quelli che sono gli aspetti procedurali. Il contesto è stato già descritto, la competenza dell'autorità regolatoria è una competenza più ridotta rispetto alla disciplina dell'articolo 3 seguenti, perché come è stato ricordato noi non ci occupiamo come ha vista la comunicazione di questi profili, della validità delle clausole, della validità dei contratti in presenza di uno o più clausole vessatorie e dei profili risarcitori. I profili diciamo, procedurali, procedimentali, sono, per chi di voi ha avuto la possibilità di dare un'occhiata al nostro regolamento di procedura, danno conto anche di una diversità, di alcuni tratti che sono stati ricordati, di diversità rispetto alla più generale competenza sulle pratiche commerciali scorrette. E questo perché, appunto, come vedremo, diciamo, i poteri, l'ambito di intervento è diverso, diciamo, ed è complementare alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, e quindi nel regolamento di procedura adottato dall'autorità, e attualmente c'è una consultazione in atto proprio in relazione all'ultima competenza che è giunta sulla norma sulla non discriminazione, che è una forma di attuazione di una norma della direttiva servizi, quindi è in corso attualmente una consultazione che riguarda questo aspetto specifico. Però qui in questo regolamento di procedura, appunto, gli articoli 21 e 22 danno conto di una procedura differenziata in materia di clausole vessatorie che riflette i diversi poteri che l'autorità ha in questo settore. Abbiamo visto che sono appunto un potere di accertamento della vessatorietà anche su interpello delle imprese, ma non comprendono per esempio un potere, per venire al tema, non comprendono un potere inibitorio, non c'è un potere neppure cautelare e neppure sanzionatorio. È un potere viceversa di accertamento della vessatorietà e di accertamento anche su interpello dell'impresa, quindi preventivamente rispetto all'adozione.
questo è il nucleo essenziale. Gianni Calvarò ricordava come l'autorità ha avuto sin dall'inizio un approccio che è stato da un lato in modo settoriale, cioè di non limitarsi a singoli operatori che magari erano gli unici sui quali erano pervenute delle segnalazioni. Ricordo il primo filone che è stato fatto è stato sull'autonoleggio, c'erano state delle segnalazioni che riguardavano un operatore maggiore e da subito l'autorità ha pensato di guardare all'intero settore per evitare anche effetti di, come dire, di cattiva virgolette pubblicità in presenza di clausole nelle condizioni generali di contratto assolutamente analoghe. E quindi non dimenticando la sua vocazione di essere anche autorità di concorrenza e quindi nella volontà di, come dire, esercitare questa funzione in un contesto più ampio di diciamo fair competition, direi, ha da subito iniziato a guardare i settori, ad analizzare facendo delle richieste di informazioni, chiedendo quindi condizioni generali di contratto e modelli contrattuali di più operatori per poi fare un'analisi pre-istruttoria e avviare le istruttorie ove necessario, gradando il suo intervento anche magari accompagnandolo nei confronti di operatori che presentavano problemi minori con interventi per esempio di moral suasion. Ed è quello che ha fatto nei settori, in questo di 2 anni e mezzo di vita, diciamo, la direzione generale della direzione, clausole istruttorie nell'ambito della direzione generale, l'ha fatto nel settore appunto del noleggio a breve termine, l'ha fatto nel settore di forniture e manutenzione degli ascensori per i condomini, lo ha fatto nel settore immobiliare, lo ha fatto nel settore dei danni, del recupero danni da mala sanità, lì con un intervento istruttore e alcuni interventi di moral suasion. Lo ha fatto nel settore del e-commerce, lo ha fatto nel settore dei servizi idrici con un procedimento che riguardava le morosità pregresse, cioè il tema che era stato già trattato come pratiche commerciali scorrette, ma che venne affrontato su una segnalazione di un'associazione dei consumatori in quanto previsto in condizioni generali di contratto. Questo approccio settoriale appunto voleva essere anche un pochino di, unito a questo approccio volto a analizzare anche le clausole che nel corso delle istruttorie le imprese presentavano per risolvere il problema. Vedete, questo è un problema che si è posto sin dall'inizio nelle istruttorie, per esempio, dell'autonoleggio. Imprese come Eurocar, come Maggiore, come Sicily by Car, da subito ci dissero: benissimo, adesso noi stiamo facendo un procedimento sulle clausole vessatorie, noi non riteniamo siamo vessatori, ma se voi poi concludeste per la vessatorietà, noi dal giorno dopo cosa facciamo? Siccome noi firmiamo, non so, 500 contratti al giorno in tutta Italia, cosa ci scriviamo? E quindi l'autorità, diciamo, anche con un approccio che io, come dire, qui personalmente ho creduto sin dall'inizio di un atteggiamento, diciamo, proattivo, di, anche di aiuto alle imprese in un ambito effettivamente non facile, perché valutare la vessatorietà delle imprese di fronte a una giurisprudenza non particolarmente estesa, cioè ci sono pronunce in materia di vessatorietà delle clausole, ma è una giurisprudenza tutto sommato abbastanza limitata. E quindi, diciamo, questo approccio è stato un approccio di valutare coerentemente col potere di rispondere agli interpelli preventivi delle imprese, di valutare nell'ambito delle 29 istruttorie che sono state svolte anche le clausole che le imprese, come interessate, non sempre è accaduto, è successo in 27 casi su 29, le clausole che le imprese si siano dimostrate desiderose di presentare all'autorità, in modo da chiudere il procedimento con un quadro in qualche modo più definito, sia sulla vessatorietà di alcune clausole oggetto dell'istruttoria, sia anche con riferimento a clausole che potessero sostituire quelle precedenti e in qualche modo risolvere il problema nei confronti del mercato e nei confronti dei consumatori.
Tornando agli aspetti più, più procedimentali, quindi abbiamo visto ci sono le istruttorie sono state inviate d'ufficio o su segnalazione, e una cosa importante è che come nella materia della più generale del consumatore, ma anche in materia di pratiche commerciali scorrette, dico un approccio diciamo che l'autorità ha puntato molto anche nei chiari, in tutti gli incontri che annualmente e la cadenza anche di un incontro l'anno ci sono svolte con le associazioni, l'autorità ha sempre diciamo, di fronte a associazioni di consumatori segnalanti le ha fatte automaticamente parte di questi procedimenti, così come ogni qualvolta c'è stata una manifestazione di intervenire nei procedimenti avviati, queste è accaduto nei procedimenti immobiliari, le associazioni sono state queste istanza di intervento è stata accolta e sono state rese parte dei procedimenti. Una particolarità, quei reati di diritti ovviamente di presentare memorie, di documenti, di essere ascoltate se lo ritenessero opportuno. Una particolarità di questo procedimento e una particolarità che posso dire è stata apprezzata anche a livello unitario nell'ambito di un progetto a cui l'Italia ha aderito, l'autorità ha aderito, che si chiama European Unfair Terms Strategy e che si è articolato in serie di incontri in giro per l'Europa. Questo è la caratteristica di pubblicare le clausole su cui l'autorità avvia un'istruttoria sul proprio sito e dando la possibilità così alle associazioni dei consumatori, delle imprese e al sistema camerale di partecipare inviando commenti evidentemente questo è uno strumento molto importante perché dà modo appunto di acquisire conoscenze innanzitutto e soprattutto in una fase iniziale di, come dire, in cui si affrontava una materia come ricordava Giovanni, di public enforcement del tutto nuovo per l'autorità, in cui siamo cercati ovviamente con i nostri limiti, ma entrare un pochino in punto di piedi, essendo una materia prettamente civilistica, era un modo molto utile per acquisire conoscenze, acquisire esperienze di chi, come il sistema camerale, come le associazioni di imprese, evidentemente di queste materie, di questa materia delle clausole istruttorie, si occupavano e si sono occupati per molto tempo. E devo dire, come vedremo, che le associazioni hanno sempre partecipato, le associazioni di consumatori, purtroppo mai il sistema camerale, questo forse è stato, però diciamo è stato un contributo utile e io credo che in prospettiva sia un contributo, una forma di partecipazione che meriti di essere ulteriormente sviluppato. Quindi c'è questo obbligo di consultazione online l'autorità ha la possibilità di richiedere pareri, quindi diversamente dalla materia delle pratiche commerciali scorrette non c'è un obbligo di chiedere pareri per esempio all'autorità di regolazione, ma può chiedere pareri e questo è accaduto in un interpello importante in materia di assicurativa di RC Auto dove si dibatteva sulla clausola che consente alle imprese di vietare la cessione del credito agli autoriparatori, era una questione piuttosto controversa e di non facile soluzione, è stato chiesto un parere all'IVAS e devo dire ed è l'unico interpello che è disponibile sul sito, proprio per la rilevanza che aveva avuto moltissime associazioni soprattutto di categoria di autoriparatori che avevano segnalato questa vicenda. E, i poteri istruttori sono potenzialmente sono quello di chiedere informazioni che è fondamentale eventualmente, evidentemente dovendosi occupare di clausole diciamo, utilizzate, clausole attuali e quindi fondamentale avere le condizioni generali di contratto in uso, i modelli, formulari attualmente utilizzati. Anche se in molti casi questi erano presenti per esempio online, ma non in tutti i casi, per esempio non sono mai disponibili per esempio nel settore immobiliare.
la possibilità di fare iscrizioni c'è sulla carta, non è stata utilizzata perché in realtà non c'è stata l'esigenza di usare questo strumento, in quanto le imprese hanno sempre come risposto alle nostre richieste di informazioni mettendo a disposizione i modelli, quindi non c'è stata finora questa necessità. Lo strumento delle perizie non è stato utilizzato, ma come abbiamo visto è stato chiesto un parere all'IVAS nel caso dell'RC Auto. La possibilità di fare audizioni invece è stata sempre utilizzata nell'ambito dei procedimenti ed è stato uno strumento, diciamo, un momento di confronto importante anche nel quale le imprese, in 27 casi su 29, hanno manifestato la volontà di sottoporre all'autorità nuove clausole per risolvere i problemi di questa autorità. Tra le caratteristiche dei procedimenti di clausole vessatorie sono, oltre quindi questa pubblicazione iniziale all'inizio del procedimento per acquisire eventualmente commenti dal sistema camerale, dal sistema delle associazioni delle imprese e dei consumatori, quello di pubblicare, ed è l'unico strumento, diciamo, che in qualche modo l'autorità ha, oltre all'accertamento della vessatorietà, e che assomiglia un pochino allo strumento della pubblicazione, che è l'idea eventuale, nell'articolo 37 del codice del consumo c'è la possibilità che il giudice ordini la pubblicazione su uno o più quotidiani della misura inibitoria. Qui invece è uno strumento normale, cioè non c'è nessuna discrezionalità nel disporlo o meno. Quando si accerta la vessatorietà di una clausola, in relazione alle clausole di cui è accertata la vessatorietà, si dispone la pubblicazione sul sito internet del professionista, in alcuni casi il sito internet o non c'era o non era più disponibile, è stata disposta la pubblicazione per estratto su un quotidiano, e oltre ovviamente al bollettino dell'autorità che è disponibile online. I poteri sanzionatori, come ricordavo all'inizio, non ci sono, però ci sono per informazioni false o non complete. Questo non è stato mai utilizzato, invece è stato utilizzato in caso di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione. Si è verificato in un caso, solo in un caso, in un piccolo operatore nel settore immobiliare che tra l'altro aveva trascorsi con la Camera di Commercio di Roma e che aveva inibito il proseguimento dell'attività, e quindi c'è stato un avvicendamento di un soggetto formalmente diverso, noi riteniamo fosse lo stesso, ed è in corso un procedimento di inottemperanza che si concluderà nei primi mesi del 2015. La moral suasion è uno strumento appunto importante perché è uno strumento preistruttorio e consente un dialogo in presenza di clausole non particolarmente rilevanti. Penso per esempio a una classica, il foro, che viene indicato il foro non del consumatore, del professionista. Ecco, laddove ci siano profili, diciamo, anche quantitativamente meno clausole, diciamo, problematiche, è uno strumento che è utilizzato con successo. E nel sito dell'autorità voi vedrete traccia di alcune di questi interventi. Per esempio, un intervento importante che si è svolto in materia con uno strumento della moral suasion, che è tuttora in corso, riguarda il settore del fitness, cioè delle reti di palestre che riguardano, diciamo, veramente decine di migliaia di consumatori per ciascuna rete, e riflette un intervento che per esempio gli inglesi dell'Office of Training hanno fatto proprio con lo strumento della moral suasion, colpire le clausole di rinnovo automatico laddove il termine di sdetta fosse troppo lungo, le clausole di esonero totale di responsabilità, quelle clausole per esempio che non consentivano la sospensione, l'interruzione o il recesso da un abbonamento in presenza di perdita del lavoro, spostamento del luogo di lavoro, gravidanza, infortuni gravi. Tutti questi interventi noi li stiamo conducendo in questo settore con lo strumento della moral suasion. E vengo alle caratteristiche dell'interpello molto rapidamente.
Dunque l'interpello è uno strumento di dialogo, così l'ha intesa l'autorità, secondo me correttamente, tra le imprese e l'autorità. Per fare interpello c'è un formulario che va riempito in ogni sua parte, questo è importante perché il set informativo è fondamentale, anche perché l'autorità ha poi 120 giorni per dare una risposta. L'autorità ha sempre rispettato questo termine, anche perché è un termine decadenziale in moltissimi casi, però la risposta all'interpello è stata data ben prima dei 120 giorni. L'ultimo riguardato ThyssenKrupp, nel settore dei contratti di manutenzione ascensore, nello scorso dicembre. L'interpello è preventivo, cioè prima dell'adozione di una clausola. L'interpello può essere fatto solo, dicevo, dalle imprese e non direttamente, cioè non da associazioni di imprese, anche perché diciamo, la redazione di clausole contrattuali o di contratti da parte di associazioni di imprese, lo dico per inciso, è forse qualche problema concorrenziale lo può porre, perché anche, come dire, le condizioni contrattuali sono uno strumento di concorrenza e possono essere uno strumento di concorrenza virtuosa o viceversa possono essere uno strumento di coordinamento tra le imprese. Solo sulle clausole potenzialmente vessatorie, l'interpello non può essere chiesto inoltrando delle condizioni generali di contratto, si chiede interpello su tutto, si può chiedere su più clausole, per ognuna delle quali il formulario richiede che venga spiegata soprattutto la ratio e, cosa molto importante, qual è l'origine di quella clausola, perché è successo che venisse sottoposta a interpello una clausola che aveva un'origine per esempio camerale, e allora avere il background, diciamo la provenienza, e andare a valutare il perché una certa Camera di Commercio avesse dato questa indicazione era evidentemente un'informazione importante da tenere nella dovuta considerazione. Un aspetto molto importante che il formulario sottolinea e che vedremo è stato poi oggetto di frequente analisi da parte dell'autorità è l'aspetto della chiarezza. Voi sapete che nel codice del consumo all'articolo 35,1 e 34,2 e adesso le norme di recepimento della consumer rights con riferimento alle informazioni precontrattuali sottolineano il fatto che le clausole devono essere sempre chiare e sempre comprensibili. Questo sembra un aspetto minore, non lo è affatto, è una sentenza del 30 aprile di quest'anno della Corte di Giustizia nel caso C26/13, a cui l'autorità propose al governo italiano di intervenire e era un rinvio pregiudiziale, infatti il governo italiano è intervenuto. Questa sentenza ha chiarito l'importanza, già per il vero chiaro, sia nella direttiva del 93, sia nella analoga formulazione della norma di recepimento, dicevo l'articolo 34,2 e 35, l'aspetto della chiarezza e della comprensibilità delle clausole è proprio in qualche modo, e questo l'ha chiarito molto bene la Corte di Giustizia, rappresenta quasi un principio fondante di tutta questa disciplina. Se una clausola non è comprensibile, è vessatoria quasi di per sé, e questo è ovviamente chiaro, perché una clausola può essere vessatoria, ma se non è comprensibile, direi, per come la vedo io, è sicuramente vessatoria. E la Corte di Giustizia ha chiarito che la clausola deve consentire, nell'ambito di un contratto di mutuo, deve consentire al consumatore di capire le implicazioni economiche che la sottoscrizione di quella clausola comporta, che possono essere particolarmente come dire, pesanti. Qui si trattava di un mutuo espresso in una valuta straniera e tutto il costo delle rate veniva parametrato a una valuta straniera con un meccanismo complicatissimo di cui il consumatore non poteva in qualche modo rendersi pienamente conto e pienamente comprendere. Ma l'esempio di clausole non chiare e non comprensive ce ne sono, direi, in ogni contratto, e quindi l'autorità sin dall'inizio ha dato molta importanza a questo aspetto, e se voi passate la segna sopra tutti i procedimenti del 2014,
i provvedimenti troverete ampio riferimento a questo elemento di chiarezza e comprensibilità. E anche nell'interpello, quindi, nel formulario, sin dall'inizio ha in qualche modo l'indicazione che le clausole da sottoporre all'interpello devono essere prima di tutto formulate in maniera chiara e comprensibile. Termine perentorio, l'abbiamo detto, la consultazione in questi casi è eventuale ed è avvenuta nel caso, appunto, che vi dicevo, dell'interpello di Vittoria, in cui essi sono pubblici. Ora qui brevemente si dà conto, in questa slide e quella successiva, del numero di interventi. Primo, è stata la partecipazione a una segnalazione dell'autorità al governo proprio in materia di chiarezza e trasparenza delle clausole. Numerose sono le preistruttorie a carattere settoriale, da cui sono gemmate alcune delle quali, su impulso di associazioni consumatori, 29 istruttorie che si sono concluse. I settori sono, l'ho accennato prima, forniture e manutenzione ascensori, servizi idrici, servizi di vigilanza privata, settori su cui abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni anche da parte di imprese, nei confronti delle quali purtroppo la disciplina delle clausole vessatorie, diversamente, come ricordava Giovanni, dalla materia delle pratiche commerciali scorrette, non vale la tutela delle micro imprese. Danni della mano della sanità, autonomia a breve termine, vendita online di prodotti digitali, intermediazioni immobiliari. Le procedure interpello sono state 11, devo dire meno di quello che inizialmente si teneva, devo dire la verità, perché il timore era proprio di essere inondati da, e quindi invece forse per il timore delle imprese di una procedura farraginosa e dagli esiti incerti, forse per la novità dello strumento, è stato usato limitatamente. In un caso, vedete che ci siamo occupati anche dei servizi legali, lo dico perché questo aspetto, cioè l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie anche al settore legale, cioè laddove ci siano dei contratti standardizzati tra avvocati e consumatori, era stato affermato dalla Corte di Cassazione e ripreso in una nostra pronuncia a proposito in sede di interpello, ma recentemente, il 15 gennaio 2015, anche la Corte di Giustizia, in una causa C537 del 2013, ha ribadito esattamente questo principio, cioè che laddove vi siano, appunto, rapporti standardizzati, cioè contratti predisposti per la fornitura di servizi legali, la disciplina delle clausole vessatorie nei confronti dei consumatori è applicabile. In qualche modo abbiamo anticipato, però ripeto, c'era un orientamento della Cassazione già in questo senso. Le moral suasion, appunto, concluse, ma alcune sono ancora in corso, hanno riguardato i servizi idrici, i servizi di vigilanza privata, i danni alla sanità, il settore bancario. E proprio sulla base dell'articolo 35, che per esempio dei moduli di un importante gruppo bancario sono stati che riguardavano chi prestava garanzia, il COASIL co-obbligato, cioè chi prestava una garanzia per un credito personale. E questo pubblicato che da cui derivavano investe sostanzialmente di fiduciosore enormi oneri in caso di mancata restituzione. Esattamente. Quindi soprattutto nel modulo contrattuale si parla solo di pubblicato e non c'era nessuna descrizione di quali fossero i diritti, ma soprattutto gli obblighi del pubblicato. Gruppo bancario, prima ha rifatto completamente i moduli e su questo tengo a dire che la Camera di Commercio di Genova aveva, che ci aveva segnalato questo caso, aveva invano cercato di intervenire e
e l'intervento di moralization dell'autorità è stato è andato a confine. Ancora nel settore assicurativo, nel settore delle carte di credito e dell'intermediazione immobiliare, dove l'autorità ha svolto in totale 8 interventi nei confronti, diciamo, di grosse catene, tra cui Toscana, forse la più scorretta, devo dire. Quella diciamo che aveva ricevuto, aveva avuto anche qui un racconto perché c'erano dei problemi istituzionali. No, la Camera di Commercio di Bologna se ne era occupata e non era riuscita, diciamo, a, e quindi la Camera di Commercio di Bologna ce l'aveva segnalata, come pure il Codacons, e poi ci siamo occupati dei principali operatori, i provvedimenti sono pubblicati. E da ultimo l'ultimo provvedimento adottato è del 19 dicembre, quindi molto recente, nei confronti di Mobile Dream. La caratteristica di Mobile Dream è che è un operatore che, oltre a svolgere l'attività di intermediazione tradizionale, però in maniera marginale, vende soprattutto i mobili su pianta e i mobili in costruzione, quindi da costruire in costruzione per grossi costruttori di mobili. E quindi c'era, per la prima volta è stata affrontata la tematica della vendita di immobili ancora da costruire, quindi il problema della chiarezza, ecco, la 35, della descrizione dell'immobile, che nella modulistica era, che potete vedere riportata nel provvedimento, era soltanto descritta in maniera molto succinta, quindi diciamo esatto, e poi tutta una serie di profili piuttosto complessi. Mi avvio a concludere. Io in questa slide ci sono un pochino i tratti comuni, diciamo, di queste istruttorie che sono state svolte, che sono essenzialmente il fatto che sono state istruttorie di tipo settoriale. Alla consultazione via web, che appunto abbiamo visto viene lanciata all'inizio istruttoria, hanno sempre partecipato le associazioni di imprese, purtroppo mai il sistema camerale, e solo realmente le associazioni di imprese. Quindi le associazioni consumatori hanno partecipato, a mio avviso, in maniera molto utile, molto costruttiva, però è uno strumento che a mio giudizio ha dei margini di miglioramento, nel senso che è davvero uno strumento che può consentire all'autorità di avvantaggiarsi di un set informativo più ampio, anche di esperienza, e per le imprese, per le associazioni dei consumatori, di fornire importanti input. In tutti i provvedimenti viene dato ampio diciamo, risalto ai contributi che le associazioni forniscono rispondendo a questa consultazione online. Quindi è un aspetto che credo che anche in termini di visibilità, siccome credo sia un aspetto non marginale per le associazioni, volevo sottolineare. Le imprese in 27 casi, su 29 casi, hanno proposto modifiche e le autorità le ha valutate nell'ambito dello stesso procedimento. Le imprese hanno sempre ottemperato e attualmente, se voi andate sul sito di Mobile Dream, vedrete, c'è nella home page un'icona da cui potete accedere al provvedimento dell'autorità, all'estratto del provvedimento. Hanno sempre ottemperato, salvo in un caso appunto marginale, oggetto di una procedimento sanzionatorio per intemperanza. Finora c'è stata una ridottissima incidenza del contenzioso e evidentemente il fatto che non ci siano sanzioni è una delle spiegazioni. L'altra, secondo me, è questo approccio, secondo me, proattivo e anche lungimirante dell'autorità di trattare nello stesso procedimento anche le nuove clausole. Questo, diciamo, ha risolto un problema di incertezza giuridica per le imprese e per i consumatori, e evidentemente ha ridotto gli incentivi anche delle imprese a impugnare. L'unico caso di un'impresa che ha impugnato anche le clausole che essa stessa aveva proposto è quello di Toscana, devo dire, con un comportamento davvero molto scorretto, ma abbastanza incomprensibile. E l'esigenza di chiarezza delle clausole, questo è il riferimento a quella sentenza
che di cui parlavo prima. L'ultima cosa che vorrei sottolineare è in qualche modo di raccordo con la disciplina delle pratiche non cioè scorrette, si è posto sin dall'inizio un problema di, visto anche le diverse procedure, i diversi poteri, che rapporto ci fosse tra pratica commerciale scorrette e clausole vessatorie. È sembrato sin dall'inizio che ci fosse un rapporto di accentuata complementarità tra queste due competenze e che talvolta le pratiche commerciali scorrette assorbissero anche i profili di vessatorietà nella misura in cui, per esempio, si profilasse un settore di pratiche commerciali scorrette che fosse molto più articolata e molto più vasta nella tipologia di condotte che veniva a presentarsi. Caso delle ferrovie, quindi dove al di là di una clausola in qualche modo contenuta in una condizione generale di contratto c'era anche, direbbero in medicina sarebbe un agito, cioè una condotta successiva e questa fosse addirittura prevalente sulla clausola. E evidentemente l'inibitoria su una condotta travolge in qualche modo anche la clausola, perché se la condotta è scorretta e a monte c'è una clausola, il più contiene il meno. E viceversa, in un'ipotesi al contrario, nell'ipotesi che riguardava il procedimento sui danni da mala sanità, il provvedimento obiettivo risarcimento, trovate sul nostro sito, lì le parti erano invertite perché in realtà il problema poteva avere anche dei profili di scorrettezza, come pratica non c'è scorretta, ma era prevalentemente contrattuale. C'era forse un problema di non corretta comunicazione, ma aggredire solo quello avrebbe lasciato irrisolti profili contrattuali decisamente gravi e decisamente prevalenti. Quindi l'intervento è stato un intervento di clausole vessatorie e piuttosto efficace, devo dire, con una piena collaborazione da parte dell'impresa. Io avrei concluso e qualsiasi domanda. Io ringrazio anche il dottor Cassini per questa relazione così esauriente. Mi piace sottolineare in particolare nell'ambito della sua relazione, evidenziare evidentemente quelli che sono i poteri propri dell'autorità, l'aspetto dell'interpello e della possibilità di istituire, diciamo, una sorta di dialogo, perché poi appunto non dobbiamo vedere le imprese sempre nell'ottica del diavolo, quindi può darsi che, diciamo, ottica di buona fede l'impresa ritenga anche di potersi avvalere di una certa clausola della quale si discute della possibile vessatorietà. Quindi da questo punto di vista mi sembra molto positivo che ci sia questa possibilità di porsi in relazione con questo interpello preventivo che poi può a cascata ovviamente poi riversarsi anche su altre imprese che abbiano eventualmente pensato di adottare clausole simili a queste. Poi certamente poi la procedura è molto complessa dal punto di vista complessivo per quanto riguarda le sanzioni che possono essere inflitte, eccetera. Bene, allora io a questo punto domando se ci sono richieste di intervento da parte di qualcuno che desideri intervenire o chiedere un chiarimento o esporre una tematica particolare, non so. Ecco, per esempio, dottoressa Crisafi potrebbe volontariamente, diciamo, dire qualcosa. La catacausi che ha riportato
Ah, ecco, allora sentiamo, diciamo, l'intervento realmente volontario. Volontario, veramente. Volevo chiedere a dottor Calabrò, diciamo, il lavoro tra DCM e Agico, no? È un po' offline, molto di più in questo, con la nuova struttura. Lei mi sembra che abbia, diciamo, parlato non di sovrapposizione ma di completamento della terapia. Quindi c'è un po' di, volevo un chiarimento su questa modalità. Beh, era un compito di Cthulhu, nel senso, chiaramente qui stiamo parlando di clausole vessatorie, per fortuna sulle clausole vessatorie quel tema non si pone, no, nel senso che, diciamo, allora io ho parlato di altro, se stessimo al tema quindi risponderò sull'altro. Però sul tema delle cose vessatorie, per fortuna non c'è mai stata, no, questa querela, anche perché insomma la competenza precedente è una competenza trasversale in tutti i settori. Poi, probabilmente ci saranno tante di cose vessatorie anche nel settore del TLC, però mi sembra che fino adesso, diciamo, non ce ne siamo occupati, perché agiamo per priorità, per segnalazioni, insomma, anche l'ufficio, ma ovviamente. Tornando invece alla sua domanda, che è un po' più, mi pare, di sistema, se vogliamo, quindi rapporti tra tanti, tre AST e nel caso specifico GECOM, quindi i regolatori in materia di tutela del consumatore, è chiaro che da una parte non è facile distinguere il confine, no, tra la tutela del consumatore e la tutela dell'utente, se la volessimo, diciamo, semplificare al massimo, ovviamente sono direttive comunitarie per l'una e per l'altra attività. Ma per quello che riguarda noi, cioè l'applicazione veloce al consumo, è solo il chiarimento definitivo, diciamo, c'è stato l'anno scorso con il ricepimento della direttiva sui diritti dei consumatori, ovviamente un altro ambito, però ha una norma che chiarisce sulla competenza. Dopodiché chiarisce, ma non ovviamente impedisce, che ci possa essere lato regolatore o lato antitrust qualche sconfinamento. Per evitare lo sconfinamento, cosa fa la norma? La norma dice: quando è una mera violazione della regolazione se ne occupa il regolatore, quando c'è una tale commerciale scorretta è competenza dell'autorità antitrust. Ci sono tante posizioni, la più filosofica, più parere ovviamente, più parere obbligatorio del regolatore e non vincolante. Poi la GECON c'è anche un problema ulteriore, che si rende un parere anche sul mezzo, perché una vecchia competenza che era del garante dell'editoria, ma adesso diciamo non complichiamoci la vita, quindi in qualche caso c'è anche più di un parere, c'è il parere anche sugli impegni, no? Tutto questo, i regolamenti l'hanno chiarito. In più ci sono dei protocolli d'intesa, ma manca in me quello con l'autorità di prevenzione e comunicazioni, che dovrà essere, diciamo, ancora definito in questi giorni. Ce n'è uno tra l'antitrust e ogni regolatore, quindi un antitrust Banca d'Italia, un antitrust IVA, un antitrust Autorità per l'Energia, un antitrust con la nuova autorità di regolazione dei trasporti, cosiddetta ARC. Ci sono dei tavoli tecnici e quindi c'è un'attività che in generale, quindi prescindo dalle DLC, è di intervento complementare. Faccio un esempio: pratica commerciale scorretta nel settore X, questo esempio di DLC non era l'esempio più felice. Ci sono dei casi pendenti che si concluderanno, io non escludo che di fronte all'intervento specifico, no, dell'antitrust, che dice non è possibile nell'attività di commercializzazione online di una determinata, diciamo, determinato prodotto, però non posso specificare, offrire anche altro in premarcato. Quindi se io vado online e voglio comprare la il prodotto X, non devo trovare altro. Si chiuderà in qualche modo questa vicenda, nessuno esclude che poi la regolazione possa ritenere quella regola data dall'antitrust, ovviamente in impegni o con define, ma non so ben utilizzato, possa essere estesa erga omnes per evitare poi di avere un paradosso, cioè la soluzione di un problema del consumatore che poi però determina un eventuale possibile svantaggio competitivo che interessa l'antitrust ma interessa anche ai regolatori. Nelle TLC la questione è un po' più complicata, io ovviamente volutamente un po' semplificata, perché chiaramente in passato lato nostro e lato GCOM vi era stato qualche caso ritenuto dal giudice amministrativo, fino a dare una manovranza penale del Consiglio di Stato,
che spaccasse un po' troppo il capello, per cui questo, diciamo, questa complementarietà non c'era, e c'era un rischio secondo il giudice amministrativo di un missilino, e il giudice amministrativo da par suo l'aveva risolto, un po' semplificando, ma con una durata plenaria che ovviamente andava rispettata. Di lì una procedura di infrazione a livello comunitario, di lì la risposta del legislatore nazionale con la nuova norma. Ora non abbiamo ancora una giurisprudenza sull'applicazione della nuova norma, perché l'ultimo caso è quello appunto di, della settimana scorsa, di quando era sui servizi premium, e la nuova regolazione della GCOM è in itinere, mi pare che sia uscita, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri, e comunque ha una sua consultazione. È chiaro che a regime, in un mondo ideale, diciamo, non dovrebbero esserci innanzitutto giudizi contrastanti, no, tra autorità, e le regole dovrebbero facilitare la correttezza dei comportamenti degli operatori. Però chiaramente ci può essere qualche caso in cui, nonostante il rispetto delle regole che indicano una diligenza, una corretta diligenza professionale, ci possono essere delle condotte che danno luogo, cioè, quindi c'è, no, un delta, cioè, chiaramente se la regolazione va a regime e segue un po' le linee dell'intervento dell'antitrust, ovviamente nessuno meglio del regolatore conosce nel dettaglio, no, ciò di cui si occupa, quest'area, diciamo, di incertezza dovrebbe ridursi. Poi il tema è molto più complesso, perché molto spesso parliamo, no, di settori, servizi liberalizzati, quindi anche ora questo dibattito sulla regolazione, sull'autoregolamentazione ci porterebbe, diciamo, un po' troppo in là rispetto all'oggetto del convegno sulle clausole vessatorie, dove per fortuna questo problema non si pone, perché se noi mai eventualmente sulla clausola vessatoria dovessimo, diciamo, interagire con un regolatore, interagiremmo ovviamente con una possibilità di richiesta di parere, ma non neanche con un nome, quindi sarebbe un parere, diciamo, facoltativo e ovviamente assicurato. Però ovviamente terremo conto, come il caso citato da Cassini nel settore assicurativo, in cui noi di fronte a una clausola di una notevole complessità e di fronte al fatto che siamo stati, diciamo, allagati, no, allunionati da interventi di carrozzieri, eccetera, quella, insomma, il tema dei carrozzieri in materia di RC auto penso che sia noto a tutti, diciamo, a varie valenze che non possiamo qui riassumere. A quel punto siamo andati io e lui dal regolatore e, oltre a chiedere il parere, abbiamo chiesto proprio conforto, abbiamo insieme visto quale potrebbe essere la soluzione, che la soluzione potrebbe andare bene, quindi noi tendiamo a cooperare anche con l'autorità previdenziale e comunicazione, con i rapporti dei presidenti, dei colleghi, sono clienti eccellenti, della struttura, che non li conosco tutti dal primo all'ultimo, quindi non è un problema personalmente. È chiaro che lì in passato c'è stato qualche caso veramente un po' limite e quindi ci ha portato a una sospensione dell'attività per un annetto, insomma, buono, insomma. Però per fortuna siamo ripartiti e speriamo di non dover rifare tutto il ciclo, no? Che, insomma, di contenzioso fino a ridover disturbare il Consiglio di Stato. Siamo fiduciosi però che questa volta le cose vanno diversamente, anche perché, a differenza che in passato, ci sono anche degli impegni delle imprese che vanno già alla fine, insomma, sono dei servizi, quelli che lei probabilmente, se uno sfiora un tasto di un tablet, di un telefono, forse non c'è motivo che debba ricevere un addebito per un qualcosa che non vuole, quindi si tratta di trovare una soluzione a questo, che mi sembra e anche una corretta informativa, che ci riporta un tema civilistico importantissimo: quando il cliente viene a sottoscrivere un contratto, come io do una corretta informativa, pensiamo al settore finanziario, no? Lasciamo perdere la cosa, pensiamo al settore bancario per semplificarci la vita, e noi abbiamo avuto tematiche più disparate, abbiamo, no, che la regolazione ci dà un set di informativo completo, poi quello che accade magari dal singolo sportellista che ti fanno firmare, diciamo, prima il contratto e poi tutto il resto, comunque tu metti 30 firme e solo dopo ti accorgi che c'è qualche prodotto para servizio che non hai bisogno. Allora l'intervento antitrust in quei casi, polizze abbinate in mutui, finanziamenti, sono mille esempi che si possono fare, e sarà quello di dire: bene, allora c'è lo strumento del recesso. Se io volevo solo il finanziamento, solo il mutuo, non ho bisogno della polizza, e per una
diciamo, captatio benevolenze mia, di chi mi sta dando un finanziamento, un timore reverenziale, non lo so, quello che sia, eccetera, ho firmato pur di uscire col finanziamento, ho un termine di ripensamento corretto, recedo senza spese e ho la restituzione, diciamo, di quanto versato o l'incremento, cioè ci sono mille possibilità. Questo per dire che anche in un mondo in cui la regolazione fosse perfetta, quella di banca dati poi per definizione e per antonomasia, il rischio di condotte che provochino un condizionamento non dovuto del consumatore, cioè, e se voi siete consumatori e andate a comprare una SIM o andate a fare un contratto con qualunque banca, vi rendete conto che avete poco tempo, poca voglia, potete uscire con la SIM e col finanziamento, insomma, non è che state lì a vedere, a meno che uno non sia la nostra professoressa, che è l'unica forse che lo farebbe, insomma, prende firma e dopo magari ritorna quando gli arriva la prima rata e non capisce. Ma non si può, ora materialmente, noi abbiamo, siamo battuti tantissimo per la scheda sintetica, sì, l'indicatore sintetico, cioè alla fine, adesso ormai è tutto online, no? Adesso la bolletta 2.0 è tutto online, così nessuno la apre, giusto? Però ognuno la può aprire, giusto? Perché da quando è tutto online, uno alla fine cosa fa? Apre il meno possibile, perché voi che fate? Le nuove condizioni dell'American Express, che lui ha rivisto, migliorato quella segnalazione al cattivo pagatore, Cliff, eccetera. Lei, voi avete visto quella clausola, sapete che è un intervento di Cassini, eccetera. Uno alla fine non gli cambia nulla, gli interessa il costo dell'operazione, eccetera. Sono altri gli aspetti, però sicuramente, quindi l'operazione della complementarità dell'intervento è corretta, cioè l'obiettivo non dovrebbe essere un conflitto tra autorità, ma di complementarità, perché c'è spazio per, se l'obiettivo è comune e le autorità intanto hanno senso, momento di questo, il pensamento di tante cose, comprese le autorità, se lavorano insieme, confrontandosi e poi decidendo anche chi agisce, chi è meglio posizionato, ce lo insegna anche il diritto comunitario, no, ad agire. Alcune volte noi avevamo dei casi bellissimi, la Commissione Europea li ha fatti lei, altre volte li abbiamo fatti noi, quindi ci deve essere questo rapporto, non è facile, però l'obiettivo è comune, altrimenti chiaramente daremo lavoro agli avvocati, ne hanno già tanto, e anche al giudice che tranchant deciderà, diciamo. Per fortuna in clausole vessatorie questo problema non c'è mai stato e credo che per com'è la disciplina sia difficile che accada. C'è la domanda volontaria? Volontariamente. Allora, io volevo fare un rilievo a proposito della complementarietà e in generale, poi riportandomi anche un po' al discorso della professoressa Brunini stamattina, ossia che c'è comunque una criticità che va rilevata, perché a fronte dell'intervento importante che l'antitrust in questi anni sta facendo, soprattutto a seguito del recepimento della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, vi è comunque una criticità che rimane sul campo restitutorio, comunque satisfattorio del singolo, perché comunque abbiamo una lacuna normativa in termini poi di efficacia o inefficacia dell'eventuale contratto che sia derivato da una pratica commerciale scorretta. Quindi il fatto che il legislatore non abbia previsto la sanzione che debba colpire quel contratto sul piano della tutela rimediale individuale comunque ancora sicuramente presenta delle criticità, quindi continuiamo a stare in un sistema in cui se da un lato si evolve sotto la spinta comunitaria, dall'altra però continua dal punto di vista nazionale interno a non offrire poi effettivamente delle risposte sul piano pratico. Non a caso il dubbio più frequente è che incidenza, che efficacia ha un provvedimento dell'antitrust poi in sede processuale, cioè nel momento in cui poi bisogna azionare la tutela del singolo, come farla valere. Quindi questa è sicuramente una criticità. La domanda invece che volevo appunto porgere, riportandomi appunto proprio all'esempio del sistema bancario, è questo, cioè in questi ultimi anni la vigilanza del sistema bancario, in particolare poi il ruolo che ha svolto l'arbitro bancario finanziario, ha valorizzato molto quella che la gestione del reclamo nell'ambito dell'attività di impresa, ossia questo sollecitare una gestione del reclamo della clientela in maniera più aderente possibile ai provvedimenti dell'arbitro, al fine proprio di presidiare il rischio, quindi prevenire ed evitare un eccesso di ricorsi. Nel dialogo che l'antitrust ha nel corso del tempo, soprattutto in questi ultimi anni, avviato con le aziende,
vi è mai stato un input da parte vostra nel dire all'azienda presidiate anche voi in qualche maniera il rischio partendo da una gestione diciamo preventiva, ecco, fate da filtro all'attività mediante una gestione più possibile compliant ai nostri provvedimenti? No, guardi, su questo sarò telegrafico, anche se la ringrazio per la domanda. È chiaro che noi abbiamo sicuramente dato questo messaggio alle imprese, ora però lei conosce bene la realtà italiana, in cui diciamo ci sono due elementi da considerare. Un elemento è che anche nel settore bancario, lei ha ricordato, io ricordo anche il settore finanziario perché ho lavorato in Consob prima di lavorare in Antitrust, insomma è solo di recente, no, che c'è questa attenzione al reclamo come indice, no? Ora adesso spesso il reclamo viene visto dalla vigilanza come reclamo motivato, fondato, magari reiterato, come un indizio per andare a fare un'attività ispettiva a tutto campo di verifica della procedura, della compliance, eventualmente si fanno dei rilievi, eventualmente si interviene con gli strumenti che ha il regolatore. Per noi è un po' più complicato, le do i numeri sono delle segnalazioni a noi, della loro fondatezza, nel momento che entra un ente per rispetto di ciascun segnalante, perché ovviamente non sono in grado di fare una statistica, parliamo di svariate migliaia l'anno. Ora ci sono tre direzioni, hanno dimensioni diverse, ma ognuna di queste direzioni ha varie migliaia di segnalazioni l'anno. Quindi anche noi dobbiamo fare un po' un filtro nel nostro esame. Cioè, certo, in alcuni casi si può anche tentare un intervento sulle, però è un po' eccezionale, ti spiego il perché. Ieri l'assicuratore, che veniva a parlare d'altro, mi diceva che l'amministratore delegato della loro compagnia, diciamo, telefonica, non interessa qual è l'unico in Italia, probabilmente non solo in Italia, che in estate risponde personalmente ai reclami di ogni singolo cliente. Quindi diciamo è un grande gruppo internazionale che ovviamente opera anche in Italia, ma forse uno dei principali gruppi in assoluto, e ha questa frase, quindi in realtà non c'è bisogno dell'antitrust, ecco, mi consenta, se nelle procedure aziendali uno coglie quell'occasione per dire io comunque gli rispondo, certo se io consumatore e mi rispondo in 10 o 15 giorni, tempo ragione, l'amministratore delegato, che tra l'altro spesso ha argomenti anche di merito, no? Molto di la frase, lui rispondeva sul tablet, diciamo, alla località in cui era proprio anche con la struttura rispondeva, quindi pretendeva, ecco, questo è un modello, diciamo, che non è diffusissimo in Italia, cioè in Telecom Italia che ha milioni ancora che piacciono ai concorrenti, ai clienti, io dubito che anche l'attuale amministratore delegato insomma abbia questo tempo per occuparsi, cioè, ma non, molto spesso non lo fa neanche l'ufficio competente, insomma, non si riesce a gestire un ruolo importante, mi consente, va riconosciuta anche l'associazione dei consumatori. Perché? Solo perché hanno avuto con la struttura di azione forum ieri questi incontri, quindi li ringraziamo, ma perché fa un po' da filtro. Allora è chiaro che se c'è una tematica particolarmente rilevante, arata, noi cerchiamo un po' tutti gli strumenti. Quando è necessario interveniamo con gli strumenti, diciamo, procedimentali che poi portano eventuali sanzioni, ma se la questione si può risolvere, diciamo, preventivamente, è anche nostro interesse, tra l'altro è un'economia amministrativo, tutti ci dobbiamo ispirare, e dobbiamo chiarire che l'intervento sanzionatorio è sempre un po' l'ultima arma e non è detto neanche che sia in materia del consumatore la più efficace. Perché? Perché chiaramente Telecom Italia, no? 2 milioni di sanzioni, noi abbiamo fatto a borsa chiusa, ero preoccupatissimo, il titolo l'indomani ha raggiunto una quota, non ha mai raggiunto nei 5 anni precedenti, ha superato un euro, quindi noi eravamo tranquillissimi per evitare che si lamentassero del danno, eccetera. Quindi questo le dà l'idea, il mercato ovviamente sempre logiche diverse, del fatto che in passato qualche sanzione antitrust rilevante, penso alle assicurazioni in 2000 o altri casi, o la stessa Telecom Italia in altre epoche, hanno mai avuto nessun impatto, no? Quindi la sensazione di fondo è che si ritiene che per cambiare, anche ammesso l'autorità abbia ragione, almeno noi ci crediamo, poi il giudice delle parti libero di avere opinioni diverse, però
ci vuole un po'. È un percorso, ad esempio lei ha citato della PF, un esempio molto importante, di grande successo, se vogliamo, no? Di questo, che però ha dei limiti di attivazione, insomma, possiamo fare, diciamo, un discorso, ecco, non sempre applicabile, a piccola segnalazione, su una piccola questione, sotto la quale talvolta però vi è un iceberg, perché, ripeto, abbiamo visto in alcuni casi che anche piccole condotte dubbie, e ce ne sono in tutto, nel mondo dell'online, quotidianamente facciamo acquisti, e magari ci arrivano attuali, insomma, la normativa ci consente una serie di azioni, non tutti lo dobbiamo, ma probabilmente vado sulle garanzie. Noi sa che qualunque cosa acquisti c'è una garanzia che è biennale, va bene? Lei provi ad andare dove vuole, compra la sua borsetta di lusso e non sempre troverà che qualcuno dice un anno, qualcuno dice un anno. Lei ci viene più articolato. Poi sì, ci sono ovviamente delle limitazioni, a seconda se parliamo della batteria, però insomma le limitazioni sono molto più estese di quello che prende la normativa. Noi abbiamo fatto il caso Apple, no, eccetera, erano tante autorità in Europa. Le uniche che abbiamo portato avanti siamo stati noi, non ero io, erano altri colleghi, sono arrivato dopo. Ryanair, primo operatore del trasporto aereo italiano per numero di passeggeri, siamo riusciti a farli cambiare una serie di condotte che danneggiavano tutti i consumatori: il call center al pagamento, non si raggiungevano, non si riusciva ad avere la restituzione delle somme, imponevano assicurazioni obbligatorie quando uno non le voleva, diciamo, dedicare. Quindi, però, è una lotta, insomma, un po' senza quartiere, perché la fantasia degli operatori corretti è notevole, degli operatori non corretti è ovviamente illimitata, anche perché spesso hanno basi fuori dell'Unione Europea, anche se sono selvaggi, signori di Roma, Napoli, dovunque sia, non interessa Milano, no, come eccetera, che però magari stanno con basi, con siti, con sedi fuori dell'Unione Europea, e lì grazie solo alla finanza riusciamo a raggiungerli talvolta, ma li raggiungiamo solo per le notifiche. Quando andiamo a sanzione cubriamo zero, perché vai a eseguire un provvedimento in Cina, diciamo, no? Cina, poi magari faccio vedere, ma ce ne sono mille altri in paesi molto più lontani e complessi da raggiungere. Quindi c'è anche un po' questa difficoltà, che il mondo del, noi siamo ancora sull'offline, ma il mondo dell'online ha operatori virtuosi, ha operatori non virtuosi. Nei confronti degli operatori non virtuosi non c'è il problema delle clausole vessatorie, perché neanche leggiamo i contratti, ma c'è il problema proprio di identificarli, raggiungerli, esercitare i diritti base, per cui se io faccio un pagamento vorrei ovviamente avere a fronte, no, del corrispettivo pagato l'oggetto, il bene, il servizio che ho acquistato, e se non è quello che ho acquistato, se le scarpe sono una verde e una rossa, vorrei poterla restituire a spese, no, del venditore, avendo indietro il prezzo. Su questo la direttiva sui diritti dei consumatori, banalizzandola al massimo, ha fatto un grande lavoro in tutta Europa. Ora si tratta, per la vendita a distanza, si tratta di vedere l'effettiva applicazione, perché tutti noi, i ragazzi in particolare, ma non solo loro, ormai comprano tutto online, no? Non c'è più l'idea di entrare da un intermediario fisico, no? Per un biglietto aereo, per un biglietto. Quindi è importante che anche nell'acquisto di beni ci sia una regola. Se posso una battuta sull'efficacia degli interventi, e una cosa che volevo dire prima ma mi ero dimenticato, ancora sulla tutela, diciamo, di vittoria, tornando alle clausole settorie, non c'è una tutela di vittoria, come dicevo, è tuttavia l'autorità in un paio di procedimenti, ha chiarito che questo tipo di tutela può essere complementato da quello delle pratiche commerciali scorrette. L'esempio specifico sono le clausole in bianco. Molti moduli hanno delle clausole in bianco, oppure vengono modificati con clausole in bianco. Per esempio, c'è scritto che la penale è di X, cioè bianco per 100. Evidentemente non si può valutare nella valutazione dell'astratto fare l'autorità sui moduli, perché l'importo della penale non c'è. Quindi se fosse una penale, diciamo, il 10% non ci sarebbe problema, se fosse il 100% il problema ci sarebbe. Come abbiamo spiegato in alcuni casi. Quindi o il foro di, evidentemente se poi il foro viene riempito sistematicamente nei contratti come il foro del professionista, non del consumatore, il problema c'è, solo che noi valutando il modulo contrattuale non possiamo apprezzarlo.
Allora, per questi casi l'autorità ha specificato in alcuni provvedimenti, tra cui il dubbio di Dream, che come vengono poi riempiti in concreto i contratti può essere suscettibile di un apprezzamento sul piano, per esempio, della dirigenza professionale e con l'applicazione delle norme sulle pratiche commerciali scorrette. Questo era un aspetto evolutivo che la professoressa Rossini Allero aveva focalizzato in alcuni suoi scritti e che credo che sia un punto molto interessante. Quindi, no, no, però diciamo, in punto di linea c'è anche Orlando che ha scritto su queste vicende. E quindi è una prospettiva importante. È chiaro che se l'autorità si pronuncia sulla vessatorietà di una clausola, per esempio di una penale del 100%, e viene sostituita una penale in bianco, poi nella pratica viene riempita nei contratti una penale del 100%, quella clausola è vessatoria, l'impresa lo sapeva e l'adottare una condotta di questo tipo sarebbe una contraria alla dirigenza professionale. Quindi questo mi sembra un aspetto importante. Per quanto riguarda i risvolti civilistici, diciamo risarcitori, è chiaro che, come dicevo, l'immunità, la validità delle clausole, l'autorità non si pronuncia su questo, la nullità è prevista all'articolo 36, addirittura come immunità in qualche modo per le clausole da blacklist in ogni caso, quindi anche per quelle diciamo oggetto di trattativa. In materia antitrust le decisioni dell'autorità, la Cassazione ha detto che sono prove diciamo privilegiate. La direttiva sul consumer, sulla composta dice che sono addirittura vincolanti quando si applica. Ecco, senza arrivare a questo, però sicuramente noi riteniamo che anche in sede civilistica una pronuncia di un accertamento di questa autorità fatto dall'autorità, magari col contributo dell'associazione dei consumatori, e guardando anche l'esperienza delle Camere di Commercio, un'altra cosa che volevo sottolineare è che se uno guarda i nostri provvedimenti, danno conto laddove noi abbiamo scontato che ci fosse degli indirizzi assunti dalle Camere di Commercio, per esempio se ci sono stati pareri o contratti ovviamente accessibili che noi abbiamo potuto acquisire anche da consultazioni dei relativi siti, se ne dà conto e non si dà conto della giurisprudenza. Quindi credo che diciamo, indirettamente un'efficacia anche sul piano civilistico ci possa essere in maniera forse non così vincolante come una grande trust, ma anche sul piano della durata del consumo. Bene, a questo punto non so, ci sono altre richieste di interventi? Ecco, prego. Altri strumenti di tutela del consumatore che non sono oggetti o
oggetto di questo convegno. Quindi faccio un altro esempio, che dal lato dell'impresa è importante gli impegni, perché gli impegni sia lato in relazione ai procedimenti antitrust, sia in relazione alle pratiche commerciali scorrette, sono un altro canale attraverso il quale si può in qualche modo cercare di tutelare il consumatore senza appunto arrivare alle fasi successive. E vado a conclusione: tutela contrattuale, quindi anche gestione dei reclami, assolutamente primo step. Tutela amministrativa, dal lato nostro sicuramente assume una grande rilevanza lo strumento degli impegni. La tutela garantita poi dagli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. L'ultimo, diciamo, l'estrema ratio è la tutela giurisdizionale, in parte per i costi associati, in parte perché se si arriva al giudice qualcosa non ha funzionato prima, in parte perché effettivamente i tempi della giustizia sono dilatati, anche se quando ci sono autorità antitrust, autorità di regolazione, insomma, quando si va di fronte al giudice amministrativo i tempi sono ridotti. Grazie. Diciamo che è un intervento adesivo, diciamo, non do risposta, che poi la collega sarà anche da noi prima di andare bene, quindi diciamo, mi pare che conosce bene la nostra filosofia. E io posso rispondere una battuta: il consumatore è innanzitutto un cliente, quindi come tale va trattato. Se poi è un non cliente, perché magari è un soggetto terzo, quindi per rispondere in una tematica vicina, diciamo, al mondo dell'energia, eccetera, magari ha attivato un contratto all'insaputa di questo consumatore, è chiaro che poi tornare su tutto, quindi con adeguate verifiche, cioè questo è un tema che sulle diciamo, attivazioni, forniture non richieste si dibatte, no, prima era nel DLC, adesso è ancora nel DLC, è arrivato un po' in tutti i settori liberalizzati, perché è chiaro che da una parte la liberalizzazione, la concorrenza porta una spinta, porta a muovere il mercato, no? Finché c'è un monopolista, diciamo, in astratto le cose possono anche funzionare in un'altra logica. Chiaro che chi entra sul mercato ha bisogno anche di qualcuno che si attivi, che contatti, eccetera. Nel far questo deve fare rispondendo ai termini mercati, il primo dei quali è quello di non, diciamo, ledere la fiducia del consumatore, cliente, soprattutto delle fasce che vanno veramente protette, sono gli anziani, sono le persone che stanno nelle case, magari ricevono, no, queste telefonate, anche lì ci sarebbero strumenti da normativa, perché la regolazione, la privacy, ognuno ha una serie di regole, no, per essere, diciamo, non essere contattato contro la volontà, però ho la sensazione che è ancora un qualcosa che non è andato davvero a regime, quindi su questo sicuramente sia l'antitrust sia i regolatori faranno degli sforzi per cercare di nuovo di prevenire. Dopodiché è chiaro che le imprese ormai hanno una loro struttura interna di verifica, insomma, nell'ambito della compliance c'è anche questa funzione, e ci sono poi, da questo ricorderà chi viene chiamato, diciamo, a chiudere questo incontro, la persona presidente di Ciolini, poi anche un serie di strumenti di risoluzione controversie che sono un po' anche alternativi al di fuori da ciò di cui stiamo parlando, ma in alcuni casi possono essere anche una risposta adeguata e immediata per il consumatore, perché poi in realtà l'antitrust, abbiamo detto, non si può occupare tutto, la causa del testatore, abbiamo fatto qualche caso, un centinaio tra tutti, un'ottantina se sommiamo tutto, 49, siamo un'ottantina, dà l'idea in 2 anni e mezzo di intensa attività, ogni procedimento implica un funzionario almeno, 5 mesi di lavoro, non può fare progetti in sé, ma insomma siamo presenti, abbiamo tenuto in piedi questa attività con 4 risorse, il direttore che è qui presente e 3 funzionari al massimo, quindi cioè, le risorse sono sempre limitate, ecco, non abbiamo le risorse illimitate degli ex monopolisti. Grazie. Senza costi per lo Stato, è tutto così. Noi abbiamo tante competenze, pensiamo a reti di legalità, queste famose riforme a costo zero. Bene, allora a questo punto io darei la parola al dottor Fabio Picciolini, presidente di Consumers Forum, per fare, diciamo, delle osservazioni conclusive, sì. Ecco, forse
dire conclusioni è un po' troppo ambizioso, ma osservazioni conclusive tenuto conto di tutto quello così che è emerso nel contesto di questo incontro. Grazie. Grazie, grazie a lei. Ma credo conclusioni o anche osservazioni sia veramente, sarebbe presuntuoso da parte mia. Io vorrei fare esattamente il contrario, vorrei questo, chiunque sia, chiunque poi guiderà il Consumer Forum, comunque le associazioni consumatrici sia un punto di partenza, perché io sono molto soddisfatto, per te della giornata di oggi, ringraziamenti ovviamente li farò alla fine a ognuno dei presenti e a ognuno dei partecipanti al corso di alta formazione. Io sono molto contento della giornata odierna perché mi consente di fare un'osservazione per me importante. Io ho iniziato la mia presidenza in Consumer Forum sviluppando il rapporto con le università. Tor Vergata è il caso più eclatante. Ma non è solo Tor Vergata, è stato il discorso con Catania, altre sono in itinere e via dicendo. Lo concludo, idealmente, ancora c'è qualche mese di presidenza, ancora con le università, perché io sono convinto che il consumerismo del futuro non può più essere, ma tornerò su questo argomento, il consumerismo pioneristico dei miei tempi, quando sicuramente abbiamo fatto tanto, io ne sono convinto di aver dato il mio contributo, tanto piccolo sta agli altri giudicarlo, ma oggi non è più, non può essere, non deve essere più così. Io penso a questo biennio, noi in questo biennio abbiamo fatto tre situazioni, tre eventi, tre scelte, credo secondo me estremamente importanti. La continuità storica con Roma 3, con un dottorato sul consumerismo, questo corso di alta formazione a Tor Vergata e un corso sulla sostenibilità con Siena, con l'Università di Siena, Dipartimento di Arezzo su etica e sostenibilità. E credo che questo debba essere un aspetto importante che un'associazione come Consumer Forum, che racchiude in sé, l'università già le ho citate, ma le eccellenze delle imprese nazionali, qui vedo, ho sentito Enel, vedo Telecom, vedo Wind, altri purtroppo, sicuramente ce ne sono altre, non le cito perché non conosco le singole persone, ma sono sicuro che ci sono anche altre aziende, grandi imprese nazionali, ci sono le, non dico le principali perché potrebbe offendersi qualcuno, ma 12 delle più grandi, più delle associazioni dei consumatori nazionali. E sono ancora più soddisfatto della giornata odierna per le richieste di adesione e di presenza a questo convegno. Noi abbiamo avuto, sono qui tutti i miei collaboratori, dal segretario generale alle collaboratrici, via dicendo, che hanno avuto una sfinza, anche in questo caso di eccellenze nazionali, di avvocati, di responsabili di compliance, di responsabili degli uffici legali che hanno chiesto di essere presenti. E questo credo è un primo ringraziamento che faccio anche per l'ottima organizzazione che attraverso che il professor Papante, attraverso il professor Iurilli, appunto, si è riuscito a dare alle presenze, ma poi tornerò, che mi hanno preceduto. Dicevo, secondo me dobbiamo cominciare a essere coerenti un pochino con noi stessi, in un'associazione di consumatori. Io sono convinto di aver dato qualcosa, io come tutti i miei colleghi della mia età, o più giovani di me o più anziani di me, ma era un momento diverso. Io sono nato nel consumerismo quando ancora non c'era la legge del 98, ho visto la legge del 98, ho visto il codice del consumo, sto vivendo in maniera, vi assicuro, molto profonda il decreto 21. Un aspetto fondamentale per il futuro. Ma posso essere capace io affrontare queste problematiche che ho fatto all'università, credo all'incirca 40 anni fa, così come sono capaci i ragazzi che ad esempio hanno svolto questo corso di alta formazione? Probabilmente, nonostante la voglia, la volontà, la scelta di seguitare a studiare, che grazie al cielo mi appassiona, questo sicuramente il mio, non sono più io che posso portare avanti fino in fondo il nuovo. Perché? Ma per un motivo molto semplice, perché ormai dobbiamo metterci in testa come consumeristi, usiamo questa bellissima parola, che noi abbiamo dei doveri verso i cittadini.
cittadini, verso colui che vogliamo, coloro che vogliamo rappresentare. Primo, dobbiamo essere professionalmente all'altezza dei nostri interlocutori. È fondamentale. Io porto il mio esempio non per dire qualcosa di me. Io credo che i colleghi che mi conoscono non mi hanno mai visto a un tavolo dell'energia piuttosto che di un'altra materia. Io conosco il credito, conosco la privacy, conosco altre poche materie e su quelle voglio potermi confrontare alla pari nel momento in cui vado in ABI, vado in una grande banca, vado anche, che sarà la seconda parte di questo passaggio, quando vado anche in antitrust piuttosto che in altre authority indipendenti. E quindi il primo aspetto è la professionalità. Professionalità significa aggiornamento, significa studio, significa non ritenersi soddisfatti nel momento in cui si assume una laurea o addirittura un dottorato. Il secondo aspetto, ma un po' l'ha citato il dottor Calabrò, è che non basta neppure quello. Noi dobbiamo essere, passatemi un termine, probabilmente neanche un sillogismo, pre-legislatori. Noi dobbiamo essere capaci come consumeristi di proporre al legislatore o all'autorità, laddove necessario, ciò che noi riteniamo utile per il consumatore, essere capaci di dire che su quell'argomento probabilmente la normativa non è ancora sufficiente, probabilmente vanno fatte delle modifiche, probabilmente vanno abrogate. Non entro nel merito perché sarebbero tante e poi, come ho detto, non voglio smentirmi, parlerei solo esclusivamente di credito come faccio sempre, ma credo che chiunque, per ogni settore, ognuno può dire che è vero che la normativa è vecchia, la normativa è superata, la normativa è da aggiornare. Credo che ognuno di noi, docente, legislatore, sa che questa è la realtà dei fatti. Quindi ecco perché io ho ritenuto importante, insieme ai colleghi, insieme ai soci di Consumer Forum, di sviluppare l'attività delle università all'interno di questa associazione unica in Europa. Sta nascendo qualcosa in Spagna, sta nascendo qualcosa in Romania, tant'è che li stiamo coinvolgendo per quello possibile, ma con le difficoltà che potete immaginare di rapporti, di conoscenza, di legislazioni completamente diverse. Però non c'è che dire, l'Italia nel 1999, grazie, abbiamo qui una presenza storica come azienda, ovviamente parlo solamente come azienda, come Telecom, che nel 99 già era presente nella costituzione dell'associazione di Consumer Forum. Quindi in sostanza con queste parole volevo dire una cosa molto semplice: basta, e lo dico a me stesso per primo, basta con l'improvvisazione. Un consumerista serio non può improvvisare nel momento in cui si presenta di volta al professor Cassini per altro negozio o si confronta col professor Calabrò, ovvero con chiunque di coloro, perché siamo in questa sede. Quindi quadri formati, quadri capaci, quadri conoscitori, ormai grazie al cielo non è più come ai miei tempi, conoscitori delle lingue, perché ormai la legislazione è soprattutto europea e quasi nulla è più scritto in italiano quando si va in Europa, nonostante noi siamo, questo lo dico anche qui da finanziario, siamo il quarto contributore come fondi all'Unione Europea, nonostante questo non c'è quasi più nulla scritto in italiano, quindi le lingue sono fondamentali, la volontà di studiare, la volontà di aggiornarsi, quindi quadri importanti, quadri formati, quadri con voglia di approfondire la materia per cui stanno lavorando. Avviandomi, perché non voglio tediarvi più di tanto, avviandomi verso la conclusione, così posso iniziare a fare anche dei ringraziamenti, io vi pregherei di prendere due aspetti degli interventi della professoressa Bellelli e del duo Calabrò Cassini. Io guardo la professoressa Bellelli perché? Per due motivi. Uno, se avete notato, e questo deve essere un po' lo sforzo che ognuno deve fare, la professoressa Bellelli non si è, mi passi il termine tra virgolette, appiattita sulla lettura generale delle clausole vessatorie, delle clausole inibitorie, né oggi
io ho avuto la fortuna anche di ascoltarlo, dopodiché ovviamente sono stato a imparare qualcosa dai suoi scritti, se ricordo bene prima dell'89 o qualcosa del genere, forse addirittura prima, addirittura prima, io credo che sia partito dall'89, mi sembra, adesso non ricordo la data esatta, cioè è andata oltre, se usiamo un hashtag diremo è andata oltre, è andata a vedere ciò che non funzionava. Non si è accontentata di dire meno male c'è questa norma, abbiamo fatto un passo avanti. No, quel passo è un punto di partenza, che è un po' quello che sto cercando di dirvi da quando ho iniziato a parlare. È andata oltre. Ma la seconda cosa che la professoressa Bellelli ha detto è che non basta la legislazione, la normativa, l'applicazione che è stata fatta fino ad oggi. Bisogna andare avanti. Perché la normativa non è chiara, perché alcuni passaggi non ci sono proprio e via dicendo. Ecco dove il vostro, parlo ovviamente di chi ha partecipato al corso di alta formazione, il vostro contributo in prospettiva sarà importante. E quindi ringraziamenti alla professoressa Bellelli. Il secondo ringraziamento, poi arrivo all'antitrust, è per il professor Pavanti Pelletti e per il dottor Bergata, per il dipartimento, non si dice più facoltà, per il corso ero sicuro della riuscita fin dal primo momento, ma mi permetta un passaggio che forse è stato poco sottolineato in questi mesi. È vero che il corso è stato di alta formazione, verissimo. Io ho visto i risultati, ero presente, ho visto i risultati dei vincitori, ragazzi in gambissima, ma erano presenti a questo corso anche giovani, persone meno formate rispetto a coloro che già avevano un percorso già avviato. Questo significa ragionare per il futuro, questo significa ragionare per il domani. Il ragazzo, ne conosco uno fra tutti, lo conosco personalmente, che si è laureato mentre era qui, vuol dire che avrà avuto la fortuna di fare un corso insieme a persone molto più specializzate di lui, e probabilmente lo auguro a lui, ma lo auguro anche a me stesso, di proseguire questo percorso di consumerista, fermo restando, lo ripeto, il discorso relativo alla alta formazione. Ovviamente un ringraziamento ai ragazzi che hanno partecipato, ripeto, ho visto i voti, li ho ascoltati uno per uno una settimana fa, 10 giorni fa, tutti interessati, mi è sembrato di capire, e sono certo che ho capito, a proseguire questa esperienza. Adesso vedremo come fare uno stage presso le associazioni dei consumatori per aiutare le associazioni, ma per formare ancora di più loro, quindi grazie anche a loro. E arrivo, ultimo ringraziamento, per non fare tutti alla fine, con il dottor Calabro, che posso credo di poter chiamare amico, anche se amico è una parola grande, e con il dottor Cassini, se conosco meno, ma conosco bene le sue, perché mi è capitato di incrociarle, le sue capacità professionali. Anche qui è ovvio, ci sono nei due interventi sono degli aspetti che sono, come si può dire, fondamentali, importanti, che mi hanno richiamato alla mente interventi anche del professor Pedruzzella, l'avvocato presidente, in cui spesso ha richiamato, io ricordo l'ultimo alla giornata europea, se ricordo bene, qualche mese fa, su alcuni aspetti che sono stati oggi richiamati, ma anche qui vorrei andare oltre. Anche questo richiamato espressamente, non solamente nella relazione annuale che fa l'antitrust al Parlamento, ma detto più volte a voce e detto, passatemi questo termine, con voce veramente forte, della necessità che in Italia si faccia una nuova legge sulla concorrenza e sulla tutela. È dal 2007 che non abbiamo una legge sulla concorrenza. L'antitrust l'ha preparata, l'ha predisposta, è pronta. Non mi sta bene come consumerista, sono contento del risultato, non mi sta bene come consumerista però che nella legge di stabilità si parli della gratuità, che già c'era peraltro, dei conti correnti, ma non si parli delle assicurazioni che sono ferme lì al MISE perché bisogna aspettare la legge successiva. Serve una legge organica, serve qualcosa che affronti le problematiche e che poi vada a modificare la legislazione specifica
conoscendo noi come sarà il nuovo rispetto a ciò che c'è stato fino ad oggi. C'è un altro aspetto però importante che ha ricordato molto precisamente, e dico anche una posizione personale, non mi vergogno a dirla, e mi avvio veramente alla conclusione, che ha ricordato il professor e il dottor Cassinis, il discorso degli impegni. Io lo dico con molta sincerità, io ero contrario. Io mi ricordo, se non sbaglio con uno di me, lo subacco, ma se ricordo bene. E io dico, ma se noi consumatori abbiamo ragione, ma perché non devono sanzionarlo? Poi nel tempo ho capito l'importanza, rimanendo sullo stesso esempio, non più tardi di 2 mesi fa, 3 mesi fa, quell'impegno del 2009-2010, se non ricordo la data esatta, è stato ripreso nuovamente, sono state abbassate le commissioni nuovamente, è stata impegnata il consorzio Bancomat, sempre per parlare di finanza, ogni anno a muoversi con un qualcosa in più rispetto al passato, se ricordo bene, correggetemi, che non è più solamente la commissione in quanto tale, ma secondo le condizioni di mercato lo sviluppo del sistema di pagamento, se ricordo bene, come andando a scelta. Andando, esatto. Quindi per me è importante questo, la legge sulla concorrenza e sulla tutela, io è di ieri, ma un po' di giorni che sento, un po' di settimane che ho questa, una continuità di telefonate che vi assicuro sia è abbastanza pesante, perché anche io non so dare una risposta, e questo è gravissimo da parte mia, da parte di un consumerista. C'è un settore su cui ancora si lavora, a mio avviso almeno, probabilmente è colpa mia, poco, e è quello della cessione del credito. Francesco ride. Fino a ieri mi è stato detto, io ancora vorrei capire un attimino come funziona questo settore, cosa è stato fatto, come cambiarlo, come il consumatore è tutelato nei momenti in cui, e non parlo di solo credito dalla banca, recupero crediti, non parlo di quello, certo parlo di recupero crediti, però perché, ma quando poi subentra un commercialista, perché lo può fare? È legittimo? E per esempio faremo un intervento insieme alla dottoressa Chisapi, vi diremo qualcosa con la dottoressa Grisardi. I sistemi di pagamento, la carta di credito, la carta virtuale, è giusto, non è giusto, dobbiamo parlarne. E ecco che torno in conclusione, questa volta veramente, ecco che torno ai ragazzi che hanno presentato, a coloro che li hanno formati e ai ragazzi che hanno partecipato al corso di alta formazione. Ecco, io da voi, da persona che ha dato un po' della sua vita, una lunga parte della sua vita al consumerismo, è questo che vi chiedo. Non aspettatevi grandi riconoscimenti, anzi, spesso veniamo accusati di essere rompiscatole, di essere quelli che vogliono tutto e subito. Premesso che non tutte le associazioni sono uguali, premesso questo. È un percorso che si fa, è una strada. Passo dopo passo, non si finisce mai di andare avanti. Adesso abbiamo il grande, non lo chiamo problema, lo chiamo opportunità, la grande opportunità dell'Europa. Ecco, camminare su questa strada, se vi è piaciuto, se la vostra strada è quella del consumerismo, se quella è la strada, ecco, non basta il pionierismo di una volta, è necessario, non basta che uno sappia mettere in croce due parole e magari fa bella figura a un convegno, assolutamente non è sufficiente. È necessario studiare, andare avanti, proporre, e state sicuri che anche noi più maturi, non voglio dire più anziani, avrete ascolto, almeno in una parte di noi, sicuramente avrete ascolto in Consumer Forum, che è l'organismo, l'associazione che è nata per questo, per costruire, per discutere, per trovare soluzioni non divisive, assolutamente no, ma soluzioni che aiutino imprese e associazioni di consumatori, con il contributo fondamentale degli Atenei, di chi anche qui chi ha passato una vita sui libri di studio, su come migliorare la nostra normativa nazionale, poi per quella che riguarda la parte europea. Ecco, troverete ascolto e sicuramente troverete solamente delle persone, ne ho qui 3 e una davanti 4, che sicuramente vi daranno ascolto laddove possono, e possono, vi daranno sicuramente quei consigli utili per proseguire su questa strada. Grazie. Bene, grazie.
osservazioni conclusive, direi che ha tracciato le linee di nuovi futuri incontri di studio che noi pensiamo e speriamo di poter realizzare contando sulla vostra autorevole presenza e competenza. E poi ringrazio ovviamente tutti voi che siete intervenuti per la presenza. Grazie.